Salve a tutti e grazie di essere qui. Com'è iniziata Tangentopoli nel 92? È iniziata con un tangentaro che si sentì offeso di essere chiamato tale e fece una querela a chi lo aveva chiamato tangentaro, e grazie a quella querela si seppe che aveva preso una tangente e scoppiò Tangentopoli. Il Presidente del Consiglio ha detto che vuole querelarci su Trivellopoli. Presidente, siamo qui, iniziamo. Sarà un piacere sapere chi finanzia le campagne elettorali e se la Total, l'Eni, la Shell chi finanziano le campagne elettorali, perché è quello il punto. Io voglio sapere qual è il motivo che porta il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Ministra per i rapporti con il Parlamento e la Ministra per lo sviluppo economico alle 4 di notte a battersi con tale forza per approvare un emendamento, quando in questo paese ci sono persone che aspettano ancora l'abrogazione della legge Fornero, aspettano l'abolizione di Equitalia, aspettano un reddito di cittadinanza, e per quelli stanno passando anni, invece per queste leggi passano solo 3 ore, 4 ore e le approvano. Ed è questo che ci deve far sospettare. E guardate, il ragionamento è logico. La ministra Guidi si dimette perché aveva fatto approvare una legge che favoriva la Total e quindi il suo compagno che prendeva un subappalto da 2 milioni e mezzo di euro. La ministra si è dimessa. E la legge? Bravo! Se non eliminiamo quella legge, le dimissioni della Guidi non avranno alcun senso. Ma cosa c'era scritto in quella legge? Io questo vorrei chiedervi, perché se ne è detto troppo poco. La chiamano sburocratizzazione, cioè per fare Tempa Rossa, che è un'area tra l'altro a rischio anche di terremoti, quell'insediamento aveva bisogno di tante autorizzazioni, e ci credo, state creando un insediamento enorme nel bel mezzo di una valle bellissima, c'è un rischio inquinamento, c'è un rischio incidenti, ci sono una serie di certificazioni. E loro in una notte, nonostante i nostri hanno provato a fermarlo il più possibile, hanno approvato questa legge che dice che serviva d'ora in poi alla Total una sola certificazione, e chi doveva dargliela? La ministro Guidi, quella che aveva il conflitto di interessi con la Total. Non è questo lo scandalo, non è questo lo scandalo. Lo scandalo è che la chiamano sburocratizzazione, ma se chiunque qui in mezzo volesse aprire un'impresa deve continuare a fare centinaia di certificazioni, e quella non l'hanno fatta come sburocratizzazione. È questo lo scandalo. Si muovono in una notte per approvare la sburocratizzazione della Total, ma per voi e per noi la sburocratizzazione non esiste, perché quella serve a dare potere ai burocrati, che sono gli altri protagonisti di questo scandalo. Uscirà ancora di più nei prossimi giorni. Ci sono poche persone in questo paese che sanno districarsi tra le mille norme per riuscire a fare un favore a questi signori, e quelli là hanno il vero potere. Quelli hanno il vero potere e si vendono al politico di turno per riuscire a fare carriera. Perché siamo qui oggi? Noi siamo qui oggi semplicemente per mostrarvi il vero volto di questo governo. Ce l'avete alle mie spalle, e sono quelle ciminiere. Non c'è nessuna spiegazione logica per cui si debba favorire questo tipo di insediamenti, a maggior ragione che in questo momento c'è un disastro ambientale in atto secondo la Procura di Potenza. Perché un'altra questione grossa che nessuno sta dicendo, che come diceva Alessandro, il giorno in cui è scoppiata questa inchiesta, il TG1 ha aperto col primo titolo: Renzi querela Grillo. Il giorno in cui sono coinvolti un sindaco del PD arrestato, 2 ministri, il Presidente del Consiglio,
ma non sono coinvolte penalmente, sono coinvolte politicamente, perché questo, prima ancora di essere uno scandalo giudiziario, è uno scandalo politico. Ne parlavo prima con Mirella Liuzzi, con Petrocelli, con Pedicini, che si battono per questo tema insieme a tutti voi da anni. Se li avessero ascoltati loro e i comitati, non ci sarebbe il disastro ambientale in atto in questo momento. Non possiamo essere contenti che c'è un'indagine in corso, perché le indagini arrivano quando i reati sono già compiuti e ci hanno già ammazzato. Non possiamo essere contenti. Allora, noi chiediamo due cose. Uno, che si calendarizzi subito la mozione di sfiducia per questo governo al Senato. Lo chiediamo al Presidente del Senato Grasso di calendarizzarla il prima possibile, perché i numeri a parole al Senato ci sono. Perché se voi andate a contare tutti quelli che vi dicono che Renzi deve andare a casa, sono la maggioranza in Senato. Lo sappiamo tutti che questo governo si regge in piedi per 5-6 voti, poi qualcuno lo arrestano ogni tanto, quindi diminuisce, è successo, c'è stata una richiesta di autorizzazione a procedere per l'arresto. Infatti la votazione della mozione di sfiducia non è pro Renzi o contro Renzi, è tra quelli che vorranno tenersi la poltrona al Senato e quelli che sceglieranno la coerenza, mandando a casa questo governo e tornando alle elezioni. Questa è la votazione di sfiducia al Senato. E a questo si aggiunge un'altra cosa. Noi vogliamo una legge che ci dica chiaramente, dal più piccolo partito del paesello fino ai partiti europei, chi li finanzia. Perché noi, quando andiamo a votare, non conosciamo chi stiamo votando finché non sappiamo chi lo ha finanziato. Perché se non sappiamo chi li finanzia, non sappiamo per chi governeranno. E quando noi facciamo eventi come Italia 5 Stelle e raccogliamo con le vostre donazioni di 200 euro e 200 euro, 500.000 euro per un solo evento, sappiamo che a finanziarci siete voi e dovremo governare, se vorrete, solo per voi, non per questi qua. L'evento di oggi serve a tenere alta l'attenzione. Siamo riusciti a portare al centro, qui all'epicentro di Trivellopoli, tutte le TV nazionali e tanti cittadini. Dovremo continuare a farlo, perché se riusciranno ad imboscare ancora una volta anche questo scandalo, come hanno fatto con Mafia Capitale, riverginandosi tutto a un tratto, avremo fallito. Quindi ci rivedremo altre volte qui e a Tempa Rossa e continueremo a tenere alta l'attenzione su questo tema. Seguiteci al Senato e vediamo se riusciamo a mandarli a casa. Grazie.